Buongiorno, ciao a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi sono qui a mostrarvi alcuni nuovi color kit del sito Semplici Bijou. Questo è il sito www.semplicibijou.it. Comunque, come sempre, trovate tutti i link che vi rimandano ai vari color kit che vi mostro oggi nel box informazioni sotto al video. Ovviamente i color kit che vi faccio vedere sempre io sono solo una piccola parte di quelli che vengono proposti settimanalmente da René, quindi vi invito a seguire tutti i social di René, Instagram, Facebook e anche il suo canale YouTube, in modo da essere sempre aggiornati sulle nuove uscite dei nuovi color kit e comunque anche di tutte le novità che ci propone insomma il sito. Quindi non mi dilungo oltre perché non vedo l'ora di mostrarveli perché sono veramente bellissimi. Allora, partiamo da questo che è il Color Kit dei cristalli cinesi, quindi cipollotti 4x3, e al suo interno troviamo ben 13 colorazioni di cipollotti. Parto con questo che è un classico che non deve mai mancare, che è il verde bosco Lastra B, che io adoro tantissimo, mi piace veramente tanto questo colore. E altro classico che poi si usa sempre, sta bene con tutto, è il blu Lastra B. Io amo tantissimo questi due colori, quindi ottimo. Poi troviamo anche questo che è il corallo Lastra B ed è fantastico, è una tonalità di rosso pazzesca, ha una luce questo colore che è, non lo so neanche io definirla, è veramente bellissimo, bello bello bello. Poi anche questo non l'ho mai visto, è l'Ice Lustre AB, non l'ho mai avuto ed è un colore veramente veramente carino, guardate che bello, spero che renda in camera, fuori piove, non c'è tanta luce, però vi garantisco che dal vivo sono ancora più belli questi colori. Questo è un argento satinato, molto bello. Poi è matto, per cui adoro. Poi questa bellissima tonalità di azzurro che è il Periwinkle Luster AB. È un azzurro tendente al lilla ed è meraviglioso, molto molto bello. Poi altro azzurrino, questo è un Avio Luster AB che non ho mai visto. Che bello, anche questo è veramente veramente bello, mi piace un sacco. Poi un paio di colorazioni con il plated, quindi il doppio colore, troviamo il chalk blue plated, guardate che meraviglia, e poi il chalk green plated, cioè sono bellissimi, wow, belli belli belli. E poi arriviamo a questi colori che abbinati insieme a me fanno tanto tanto impazzire, e sono questi due qua, il Sunset Luster AB e il Green Apple Luster AB. Guardate che due colorazioni fantastiche, fanno proprio pensare all'estate, almeno a me abbinati insieme in estate, wow, proprio. Belli belli belli. E poi troviamo due colori che stanno bene assolutamente con tutto, e sono il Beige Luster AB, che è bellissimo, piace un sacco, e poi Light Gold Luster AB che è leggermente più scuro e sono super super luminosi, bellissimi. Quindi questo era il color kit dei cipollotti 4x3. Andiamo con il prossimo, altro color kit, questo è dedicato alle bridge. Al suo interno troviamo 5 colorazioni di bridge in confezioni da 5 grammi e abbiamo le ginger, guardate che belle, bellissime. Poi abbiamo le sage, che è una colorazione che io amo tantissimo in qualsiasi perlina, bellissime. Poi le cardamom, guardate che belle, bellissime. Poi sempre confezioni da 5 grammi anche per le curry, bellissime anche queste. Ed infine troviamo anche questa colorazione che non avevo mai visto, che è la Caraway, spero di averlo pronunciato bene, ed è questa sorta di beigiolino chiaro, un po' riflessato quasi sull'oro, e sono veramente bellissime, uno spettacolo. Belle 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 belle. Quindi questo era il color kit delle bridge. Poi altro color kit che trovate sul sito è questo delle navette, anche qui tutte confezioni da 5 grammi, e come colorazioni abbiamo le sage, le navette sono queste perline qua, bellissime. Poi
abbiamo le cardamom, poi anche per le navette abbiamo le curry, bellissime anche queste, poi le chili, che è una sorta di rosso rosa salmonato, ecco, e sono fantastiche, veramente bellissime. Poi abbiamo anche le ginger, che sono un bel tono aranciato, ecco, rosso aranciato. Ed infine abbiamo queste, che sono fantastiche, che sono sempre le caraway, stessa colorazione delle bridge. Quindi questo era il color kit delle navette. Passiamo al prossimo. Il prossimo color kit è dedicato ai cabochon in vetro da 14 mm. Devo dire che sono rimasta veramente senza parole, sono meravigliosi e mi ispirano un sacco, non vedo l'ora di utilizzarli per farci qualcosa, assolutamente, perché i colori sono fantastici e anche i cabochon sono fatti benissimo, li adoro. Allora, sono cabochon in vetro da 14 mm, ogni confezione contiene 4 pezzi. Cioè, no, guardate qua la meraviglia. Questi sono i cardamom. Ne apro una bustina per vedere come sono fatti. Cioè, guardate che meraviglia. Non sono forati, quindi li incastoneremo in qualche modo assolutamente il prima possibile perché mi piacciono da morire. Poi mi piacciono perché sono bombatini e poi sono piatti sotto, quindi si prestano benissimo per qualsiasi incastonatura. Adoro, adoro troppo. Bellissimi, quindi questi sono i cardamom. Poi troviamo anche i sage, che io adoro. Cioè, guardate qua che roba. Bellissimi, cavolo. Sembrano delle pietre, cioè, non lo so. Vabbè. Poi troviamo i ginger, che sono tutti girati al contrario. Eh no, ve li devo far vedere dritti qua. Guardate anche questi. Cioè, guardateli fuori dalla bustina, cioè. Wow, sono meravigliosi. Mamma mia, sono bellissimi. E qua c'è proprio da sbizzarrirsi. Poi caraway, guardate anche questi. Li sto guardando insieme a voi perché il pacchetto mi è appena arrivato, mi sono messa subito a girare il video. Bellissimi. Wow. Poi troviamo questi che sono i Chalk White Grey Luster. No, vabbè, ma sono meravigliosi. Che belli, bellissimi proprio. Poi troviamo i chili, che sono fantastici anche questi. Boh, non so neanche io quale utilizzare per primo, perché veramente mi piacciono tutti. Poi il Chalk White Lilla Vega Luster, quindi un bellissimo viola. Non lo so, sembra veramente una pietra, cioè. Guardate. Sono bellissimi, belli, belli, belli. Poi i curry. Questo qua è un colore che secondo me andrà tantissimo quest'estate. E tiro fuori anche questi. Guardate che belli. Stupendi. Che meraviglia. Se non mi scappano. Bellissimi, quindi questi sono i curry. Ed infine troviamo anche questi. Wow, belli, belli, belli. Anche questi sono i Chalk White Red Luster. Chalk White Red Luster. Meravigliosi, cioè, no, guardate qua che robina. Non vedo l'ora di usarli. Quindi questi sono, questo è il color kit di cabochon in vetro da 14 mm. Allora, proseguiamo con il color kit di queste perline che io sinceramente non conoscevo. Non le conoscevo, sono una delle ultime uscite, sono le Anemone Petals Beads. Come misura sono 11 x 16 mm, quindi sono anche belle grandicelle e sono, non so neanche io come dirle, sono bellissime proprio, scusate se sono ripetitiva, ma guardate qua che robina. Sono queste perline, appunto, misura 11 x 16. E hanno proprio la forma di un petalo. Da una parte sono, adesso ne ho tirate fuori anche troppo, sono
Sono fatte così praticamente, hanno il forellino passante nella parte più sottile della perlina e sono dei veri e propri petali, ma mi piacciono tantissimo perché da una parte sono leggermente incavati, dall'altra invece sono più bombatini. Adoro, adoro tantissimo. Quindi all'interno di questo color kit troviamo tutte confezioni da 10 pezzi. Queste sono le chili come colorazione. Bellissime, tanti fiorellini qua escono assolutamente. Poi questi che sono invece le Chalk White Lilla Vega Luster, bellissimo. Sembrano tanti sassolini a forma di petalo. Questo adoro, questo è Sage sicuramente, eccolo qua, il Sage. Bello, 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 piace da morire. Poi questo è il Chalk White Picasso, che assomiglia tantissimo in realtà anche a quella colorazione di prima che non so pronunciare bene, che è la Caraway. Ci assomigliano tantissimo, ma qui sono le Chalk White Picasso e sono fantastiche. Tanti bei petalini, wow. Poi questa che è la Ginger, bellissima. Poi abbiamo le Cardamom, questo verde chiaro, fantastico. Poi troviamo anche le Chalk White Red Luster, e queste bellissime. Poi le Curry, fantastiche, cioè guardate i riflessi dorati, meravigliose, bellissime, proprio belle, belle, belle. Poi la Caraway, che in realtà c'è anche la colorazione. Si assomigliano, ma non sono proprio uguali. Queste sono leggermente più scure, le White Picasso. Sono bellissime, cioè wow. Ed infine troviamo anche le Chalk White Grey Luster, che adoro. Guardate che bel colore. Bellissime, cioè sono una novità fantastica queste, le anemone. Wow, wow, wow. Bellissime. Ok, ultimo color kit che vi mostro oggi, sì, mi sembra che ne rimanga solo uno, l'ho lasciato per ultimo perché mi piacciono da morire le perle, lo sapete, e questo è fantastico. Allora, si tratta del color kit delle perle cieche matte velvet da 4 mm. La colorazione matte velvet sapete che amo tantissimo, è una delle mie preferite. E poi in più sono perle da 4 mm che non avevo ancora mai visto in queste colorazioni e quindi niente, devo assolutamente prenderne qualcuno anch'io di questi kit. Allora, queste sono tutte confezioni da 60 pezzi e troviamo le Matte Velvet Dark Teal. Guardate che belle. Adoro, queste sono tutte belle, quindi non dovrei dire bellissima, bellissima, bellissima perché sarò ripetitiva. Quindi lo dico in generale, sono tutte stupende. Quindi troviamo queste. Poi questa colorazione che adoro, che è la Matte Velvet Purple Wine. Poi queste, bellissime. Matte Velvet Brick, non dico più bellissime, ma sono bellissime. Poi queste, le Matte Velvet Carrot. Niente. Queste che sono in assoluto le mie preferite, le Matte Velvet Maroon, questo bordeaux che è il mio colore preferito praticamente. Poi troviamo queste che sono le Matte Velvet Lemongrass, che adoro, 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 adoro. Poi queste che sono le Matte Velvet Mustard, non so pronunciarlo, e sono queste, che se in camera sembrano molto fluo, in realtà sono un bel arancio. Ed infine queste, che belle anche queste, che sono le Matte Velvet Montana. Adoro, 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 adoro e adoro. Guardate qua che robina, bellissime. Quindi questo era il color kit delle perle cieche matte velvet da 4 mm. Io ringrazio sempre tantissimo René che ci propone queste chicche ogni volta, sempre delle novità fantastiche. E niente, quindi questi sono tutti i color kit che trovate sul sito in questo momento. Ce ne sono anche altri in realtà. Vi invito a
ad andare nei link che vi lascio sotto nell'info box per vederli tutti. Spero di avervi fatto un po' di compagnia con questo video, fatemi sapere cosa ne pensate di queste chicchine che vi ho mostrato oggi. Io vi saluto, vi mando un super bacione e come sempre vi do appuntamento a prestissimo con un nuovo video. Ciao!